Buongiorno a tutti amici, questa mattina volevo svegliarmi un'oretta prima, ma non ce l'ho fatta. Sono partito un po' tardi, anche se sono quasi le 9 e sto andando a fare una camminata bella tranquilla di circa 10 km. Avevo in mente di andare verso Buggiano, però poi ho capito che cominciava a essere troppo caldo e non meritava fare quella sfacchinata. E allora faccio questo sentierino qui che mi dovrebbe portare a margine coperta. Poi da margine coperta si va verso, si torna verso Montecatini, e si va a Montecatini a vedere, ci dovrebbe essere un evento. Sono uscito da quel tratto di Strada Bianca, che già un'altra volta l'ho fatta. Questa è la seconda volta che faccio questa strada qui. Strada secondaria, tranquilla. Quella trafficata sarà non appena arriviamo in fondo a questo incrocio, che si giunge praticamente a Villancuri, al parco di Villancuri. Quel punto lì noi svoltiamo a destra e ci facciamo la strada sul marciapiede e si va a direzione Montecatini. Qui è passato uno col furgone, mi ha salutato. Boh. Non so chi sia. Questa struttura qui, che poteva essere? Qui abbiamo anche i cavalli. Eh sì, lo vedo di qua. Non so se riuscite a intravederlo tra gli alberi. Allora, vediamo un po' quanto abbiamo fatto fino adesso. 3 km e 400 metri. Comunque si sente il caldo. E adesso sono esattamente, vediamo un po', sono le 9:40, è già troppo tardi. Correggo, sono le 9. Comunque le 9, le 9:40 è sempre tardi. Fare il giro che volevo fare all'inizio, bisogna partire minimo alle 7. Alle 7 bisogna essere già in movimento. Beh, siamo quasi arrivati. 300 metri e siamo sull'incrocio di Villancuri. Ecco, io lassù dovevo arrivare. All'inizio mi ero impostato questo luogo, ma si farà un'altra volta, con calma. Eccoci giunti all'incrocio. Lì a diritto è il parco di Villancuri. E ora, se si prosegue questo viale qui, si giunge a Montecatini Terme, praticamente zona Esselunga. E ci siamo. Siamo alle porte di Montecatini. Dopo, diciamo, 55 minuti e aver percorso 5 km fino ad ora. E adesso siamo, ragazzi, praticamente in zona musicisti. Anche qui non manca il verde. Adesso sto andando in Pineta perché Alessandro mi ha detto di quell'evento che c'è. Quindi io sono curioso di vedere che roba c'è, magari ci posso fare anche un video a parte. Vediamo. Ecco un altro prato, un altro parco, diciamo.
Come ho detto prima, in questa zona qui, che è questa zona musicisti, sono dei bei posti. Questo è un altro parco giochi, con tanto di giochini. Guardate, e abbiamo fatto i nostri 6 chilometri. Almeno qui vieni un po' graziato, grazie a questa parte di alberi che ti fa ombra. Perché diciamo che a quest'ora qui veramente è caldo. Vabbè, io comunque a questo punto qui sono già arrivato in zona torretta, quindi sono arrivato al parco della Pineta di Montecatini dopo 6 km e mezzo. Allora, mi trovo qui nel piazzale della torretta e qui non c'è niente per quanto riguarda venti. Quindi due sono i casi: o si trova davanti il tettuccio o davanti allo stabilimento Tamerigi, più o meno dovrebbe essere lì la zona. Allora, qui non so se riusciamo a vedere fino al tettuccio, ma non mi sembra che ci sia niente. Comunque vabbè, intanto arriviamoci, poi vediamo. Allora, qua giù alla torretta non vedo nulla, però qua vedo delle tende. Siamo a 7 km, allora è probabile che sia qui. Sì, qui si comincia a intravedere un po' di movimento. Tutto qui? Non c'è un cartello dove spiega che manifestazione è. Cioè, non si riesce a capire. Io pensavo che era un qualcosa di guerra, così mi avevano spiegato. Probabilmente chi me l'ha spiegato neanche lui lo sapeva, perché come avete visto non c'è neanche un cartello. E poi sembra più i giochi della gioventù. Via, riprendiamo la nostra camminata, che tanto siamo quasi arrivati alla fine. Probabilmente è quello che c'era scritto qualche giorno fa, mi sembra, sul giornale, che facevano dei giochi in Pineta per l'estate. Boh, non lo so. Ragazzi, non ho ben chiaro che quella manifestazione a Montecatini in Pineta che possa essere, sembra più una sorta di giochi della gioventù. Sembrano giochi, non lo so. Non saprei che dirvi, cartelli non ce n'erano, quindi non so, non c'era nessun riferimento. Niente ragazzi, io sono arrivato a fare 7 km e 400 metri, ne devo fare altri due, circa 2 e mezzo per arrivare a casa. Quindi vi auguro a tutti voi una felice giornata e alle prossime.